Il 22 maggio sarà in libreria questo mio ultimo libro, Dove va il Mediterraneo, edito da Castelletti. Questo libro sarà presentato poi il 30 maggio con l'intervento di Fausto Bertinotti, del professor Mazzei e del professor Andrea Riccardi a Corso Rinascimento all'Archivio di Stato. Questo libro fa seguito all'altro che avevo scritto, diciamo, in piena rivoluzione, che si chiama Mediterraneo, rivolta sempre, edito da Castelvecchi, il quale libro diciamo, inquadrava il fenomeno, diciamo, rivoluzionario della riva sud del Mediterraneo nella lunga durata, cioè partivo anche dalla situazione dagli effetti del colonialismo, della decolonizzazione, per cercare di capire cosa stava accadendo nel Mediterraneo. Questo libro invece fa il punto di quello che sono lo stato delle rivoluzioni nei paesi arabi, cioè quali sono a questo punto i risultati di queste rivoluzioni e quali sono i problemi che sono ancora aperti. C'è un particolare problema su cui io mi soffermo, e il rapporto che c'è stato e c'è ancora ovviamente, tra le rivoluzioni arabe e l'analisi che l'Europa in un certo senso ha fatto verso o nei riguardi di queste rivoluzioni. E sottolineo come una serie di schemi mentali con cui noi guardavamo la riva sud del Mediterraneo sono stati messi in discussione dalle stesse rivoluzioni. Inoltre, come dicevo prima, mi sono soffermato sullo stato di queste rivoluzioni, analizzando ovviamente che cosa è accaduto dopo, diciamo, l'epicentro rivoluzionario, e quindi, per esempio, ho analizzato le varie forze politiche in campo, le soluzioni politiche che sono state proposte e l'affermazione dei fratelli musulmani, ma anche con un'analisi che tende, diciamo, a non rendere fissa, statica questa realtà, ma rendendosi conto attraverso, diciamo, un'analisi approfondita anche delle forze politiche, come le soluzioni di queste forze, che queste forze politiche tendono a dare, diciamo, alle rivoluzioni, cioè questo modello di transizione, sia un modello di transizione molto ma molto vago, e un modello di transizione sicuramente che non è sottoponibile ai tempi a cui forse molti europei e occidentali pensano di dover fare riferimento. Vi è un altro aspetto che secondo me è estremamente importante, è quello di riuscire a capire o inserire, come ho fatto già nell'altro libro, questa riflessione, questa analisi nella lunga durata o nella media durata, considerando quali sono stati, diciamo, i danni che in un certo senso il capitalismo, insomma, il colonialismo hanno prodotto, il neoliberismo hanno prodotto in questi paesi, e come in che modo si può vedere questo tentativo, ancora sicuramente non chiaro, non definito, da parte di queste realtà, come diciamo così, tentativo di poter portare avanti una loro strategia che affermi una loro identità diversa da quella europea.